Laura Pausini, sui social il messaggio d'amore per il Messico. Laura Pausini ha voluto mandare un messaggio di affetto al popolo messicano, colpito in modo violento dal recente terremoto. In un post su Facebook, la cantante romagnola ha dichiarato tutto il suo amore al Messico. La dichiarazione in spagnolo. Come molti di voi sto cercando di contattare i miei amici, e ne ho tanti, tra Puebla e Città del Messico. Per favore preghiamo uniti per il mio caro Messico, noi in Italia viviamo anche molto spesso la paura e i danni del terremoto. È molto importante essere uniti e aiutarci. Messico, ti amo con tutto il cuore. Questa è la traduzione del post in spagnolo dedicato ai suoi amici messicani, devastati dal terribile terremoto, che finora conta più di 270 morti. Laura è famosissima in tutto il Sud America, dove ha uno stuolo di fan che la seguono e la amano fin dagli esordi. E la cantante ha voluto ricambiare questo affetto manifestando il proprio dolore e la propria vicinanza al popolo messicano. Per il secondo anno consecutivo, Laura Pausini è stata scelta per far parte della giuria del talent La Voz Mexico, che partirà il 10 ottobre sulla TV messicana. La cantante romagnola non è stata l'unica a manifestare la sua solidarietà alle popolazioni colpite dal terremoto, anche Eros Ramazzotti e Nick, che possono contare su un numero considerevole di fan in quelle zone, hanno voluto esprimere la vicinanza ai cittadini messicani. Eros ha scritto, sempre in spagnolo, "Forza amici messicani, sono con voi", sotto la foto della bandiera del Messico. Filippo Neviani Nek, invece, sempre sotto la foto di una bandiera messicana, ha scritto, "Un'altra notizia triste. Sembra che la natura si stia ribellando. Dobbiamo capire quanto siamo fragili e che non possiamo superare certi limiti. Io prego per i miei amati messicani che in questo momento stanno vivendo l'inferno sulla terra cancelletto Pray for Mexico". La sensibilità di Laura. Laura Pausini è sempre stata molto sensibile a questo tipo di eventi e non si è mai tirata indietro quando c'è stato da manifestare il proprio supporto e dare il proprio contributo per aiutare le popolazioni più sfortunate o in momenti di temporanea difficoltà. Subito dopo il terremoto che colpì l'Aquila nel 2009, fu la promotrice del concerto Amiche per l'Abruzzo, che vide la partecipazione delle più grandi cantanti italiane unite per una causa benefica. Il concerto si tenne il 21 giugno 2009 a San Siro e vide esibirsi ben 43 artiste, tra cui la stessa Laura Pausini, Fiorella Mannoia, Paola Turci, Giorgia, Gianna Nannini, Elisa. Proprio di queste ore, l'ennesimo messaggio affidato ai social, stavolta per manifestare la propria solidarietà alle popolazioni colpite dai tremendi uragani che hanno devastato intere città del Centro America, a cui dedica una canzone. Alcuni fan mi hanno detto che l'uragano Maria sta passando per Santo Domingo. Non lo sapevo e mi dispiace tanto. Ogni giorno che passa è un nuovo posto che amo nel mondo che vive una situazione drammatica e mi sento così impotente di fronte a tutto quel dolore. So che non è niente che vi sto inviando, ma mi permetto di dedicare ai miei amici nella Repubblica Dominicana alcune delle canzoni più belle del mondo secondo me. Una canzone veramente dominicana che qui canta al mio concerto a Santo Domingo qualche anno fa. Pregando che le rose tornino al loro posto nelle mani di una nazione così bella. Vi mando un abbraccio gigante, Laura.